Ok ragazzi, allora sono in aeroporto. Ora ho visto prima praticamente per il gate. E niente, ora vado a fare i controlli, metal detector e tutto. Entro nell'aereo e aspetto che parta. Sapete, quelle cose che solitamente si fanno in aeroporto. Bello. Stiamo partendo. Attenzione. Così piccolo, è piccolissimo, wow. Io dalla Sicilia. Questo video che magari servirà per il vlog di Ritex, manca tipo ancora un'ora e niente, sono già arrivato. Che palle, che bello, wow. Quanto il content creator mi metto a fare il pilota di aerei. Tu non lo sai, ma io tu vorrei in ritardo di 20 minuti perché tu ti starai godendo intanto l'aereo e io sono qua a camminare in un aeroporto tra l'arrivo A e l'arrivo B. Ma intanto faccio attività fisica, cioè dentro l'acqua che mi hai chiesto. E i primi 2,50 euro del viaggio li ho spesi per una bottiglietta d'acqua di Evian da 50 centilitri, incredibile. Siamo quasi arrivati, vai. Arrivo a Malpensa. Già si vede pure la nebbia, fantastico. Da questo già capisco di essere a Milano. La prima cosa che vedi, nebbia. Ora ci mettiamo a fare il foglio, perché mi sono guardato su un quaderno e un evidenziatore. È difficilissimo scrivere sui fazzoletti nel bogliettino. Fatto. Ed eccoci arrivati. Dai, non metti a fuoco. Metti a fuoco. Eccoci. E siamo atterrati. Vloggo questa cosa che è appena uscito fuori, che sei arrivato. Quindi top. Ci siamo fermati. Cioè, quasi. Tipo. Vabbè, diciamo di sì. Ora si è fermato e ci apprestiamo a scendere. Ok, allora siamo usciti ora, siamo arrivati adesso. Sono appena sceso dall'aereo. A parte che c'è un freddo che si muore, cioè si sente tantissimo da Palermo a Milano. E niente, ora incontrerò Lore che è stato in ansia tutto il tempo ad aspettarmi. E ora metto il mio punto di vista, sicuramente lui farà anche il suo. E niente, questo. Missione completata e adesso ti aspetto col mio fazzolettino in mano e pronto all'uso. Se ti commuovi puoi piangere sul fazzoletto, vedi? Doppio uso. Ok, allora, il mio bagaglio c'è. Ok ragazzi, siamo quasi, sto per arrivare agli arrivi. Arrivare agli arrivi, wow. Dead on arrival. Ok ragazzuoli, Elevators. E ora vediamo dove si trova il nostro Lorenzo Nazionale. Ragazzi, fantastico, questo posto è troppo grande. Sono pure tipo le megatone da spesa ultra giganti, wow. Bene ragazzi, lì c'è l'uscita del terminal. Bene, qualcosa mi dice che devo andare dove c'è scritto uscita exit, ma non ne sono proprio sicuro. Lorenzo, alla ricerca di Lorenzo. Ora è una sfida per trovare Lorenzo. Qua ci sono i gate, qua c'è scritto uscita exit. Quindi penso di dover andare dove c'è uscita exit. Ho appena sentito un bambino bestemmiare, incredibile. Il mio arrivo qui comincia benissimo. Push to open, ma si è aperta da sola. Ok. Ma buon salve, Lore! Signor Ritex. Aspetta, si è tipo zoomato tantissimo, cioè la faccia ultra zoomata. Aiuto. Da quando è diventato un video horror? Aspetta. Allora, Lorenzo, sì. Partiamo da una cosa che mi ha colpito per come sono sceso dall'aereo. Prima momento, mamma Ritex, dai. Tu sai che a Palermo fa caldo? Sì. No? E Palermo si trova a sud Italia? Sì. Ok. A questo punto mi sorge una domanda. Qua fa sempre così freddo? Dipende dagli inverni. Tipo, questo inverno è mite per me. Cioè, questo sarebbe temperatura ambiente? Sì. Questa sarebbe temperatura ambiente. Domenica andiamo sotto zero. Bene, Lorenzo, quindi che cosa faremo adesso che sono qui a Milano, nella città della moda, dello... Adesso è ancora dello... Sono a Malpensa, va bene. Che è in provincia di Varese. Varese, ok. Sei ancora nel mio territorio. Ah, dici questa è zona tua. È mia, ho cominciato a parlare in Varese. Capisco, Lorenzo è il boss della zona, incredibile, Lore. Fai una faccia da mafioso. Mafiosissimo, Lore. Quindi, Lore, ora che cosa dobbiamo fare? Prendere il treno
andare a Saronno, dove fanno gli amaretti di Saronno. Sì, che io comunque non ho mai mangiato. Tu lasci la valigia a Saronno. A Saronno. Ci pensa lui a portarla a casa, ci pensa direttamente Saronno. Esatto. E poi dopo andiamo diretti a Milano. Pensavo ci pensasse tuo nonno, non Saronno. Ciao. Mi abbandona. Ma allora tu sai quindi dov'è che stiamo andando? Più o meno. Come più o meno? Se 50 metri. Hai fatto questa cosa un miliardo di volte e non lo sai. No, col treno no, l'ho fatto due volte. Ok, ma comunque l'hai già fatto. L'ultima volta l'ho fatto 5 anni fa. Comunque Lore, ti devo chiedere una cosa molto importante. Il bagno? No. Ma qui per caso sono tutti confusi? No. Come no? Dovrebbero esserlo, siamo a Malpensa. Te lo dico. Lore, quindi dov'è che si trova il treno? Dove c'era scritto enorme in carattere cubitale. Quella. Per caso è la stessa scritta dalla quale siamo passati 30 volte e che tu non hai visto mezza volta? Beh, neanche tu l'hai vista, super. Vabbè, ero troppo occupato a riprendere e a parlarti. Pensavo che tu sapessi. Ma io pensavo tu sapessi dove stiamo andando. Perché ho una Malpensa in te. Ah, è perché sei confuso, perché siamo a Malpensa. Vedi, un nome è una garanzia, incredibile. Lore. 15:40. Lore, ora tu mi devi spiegare una cosa, però. Lore. Aspetta. Lore. Lore, tu mi devi spiegare una. Ok, ora tu mi devi spiegare una cosa. Tu sei della zona, ok? Quindi si suppone dovresti conoscere un minimo com'è questo posto. E allora una piccola domanda a puro titolo informativo. Mi spieghi per quale cazzo di motivo ti sto guidando io in un aeroporto che non conosco? Questa me la devi spiegare. Questa cosa non la diremo alla mamma, direi. Anzi, gliela diremo, così al massimo si convince che me la sappia cavare da solo. Lore, ti posso chiedere una cosa? Tu prima mi hai detto che siamo in provincia di Varese, giusto? E allora perché cazzo c'è scritto Porta di Milano là? Ora tu me lo spieghi, per favore. Perché ci siamo teletrasportati in provincia di Milano. Ah, ok, dici che praticamente si trova a metà dell'aeroporto. Abbiamo entrato 8 minuti, quindi direi. Perfetto, andiamo. È fatta con i mattoni. Ah, bella, bella Milano. Sono tipo Godzilla per questa Milano. Allora, quindi che binario dobbiamo prendere, Lore? Non il 9 e 3 quarti? No. Vabbè. Come la sto? Ah, dici la prendi tu, bello. Facchino, lavora, sgobba. Lavora. YouTube non paga. Lavora quando non ti pagano i social e quindi decidi. Ah, che cazzo, spicciamoci. No, sfiga, non abbiamo questo. Binario 2, eccolo. È Trenitalia, ti prego, dimmi che sia Trenitalia. No, treno. Treno ci sei. Treno, guarda, ci sei tu anche qui a Milano. Lore. Hanno anche le prese qua. Oh mio Dio. Ciao Lore, come ci si sente ad essere su un treno che è in orario? Strano, tra l'altro in anticipo? Si vede che siamo al nord. Allora Lorenzo, ora che cosa hai intenzione di fare? Siamo belli sul caffè. Se paghi tu, perché io non ho tipo 5 euro da spendere, mi dispiace. Costa 1 euro e 10. Il decaffeinato costa 1 euro e 30. Ma scusami, il caffè qua al nord non costava tipo l'ira di Dio? A Venezia lo paghi l'ira di Dio, o a Milano 100. Ma sono credo che sono. Okay. I treni al nord arrivano sempre in orario? Assolutamente no, comunque siamo in ritardo. Vabbè, questo l'avevo notato. Vabbè, quello di prima è partito puntuale. Dici cosa si compensano? Sì. Treno ultra vecchio. Treno di 30 anni fa. Il treno vecchio più vecchio. Io sono casatissimo perché quando caffè. Non passa mai. No, praticamente. Wow. È perché ci sono io. Lasciamo stare il cappucciamo di Maranza. Però non è che siamo a Milano. Ok, faccio. Cosa volevi farmi vedere? Con la nappa. Allora, cosa volevi farmi vedere? Volevo farti vedere questo palazzo che abbiamo alla nostra destra, che è di epoca, diciamo, prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Quale palazzo alla nostra destra? Qua si vedono le nostre facce. Questo. Fammi vedere. Guarda. Ok. Che in realtà. Che cos'è? Cos'è? Sono gli studi Rai. Aspetta, allora, aspetta. Questo è il palazzo della. Aspetta, torno subito, cerco di farmi assumere, vado a fare richiesta. Sono.